No, da Kur che può cambiare, invece verticalizza per Crespo, posizione regolare, Crespo, il tiro, è gol, 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 arma letale, arma letale al 10. Vediamolo, attenzione, la palla, eccolo qua, è fuori gioco, e invece forse era proprio in Figo e Santiago Solari. È il passo doble che va al cross, palla morbida, squizzi, palla viva, una mischia, e gol, 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 Wally Samuel. Aveva segnato con la Juventus e con il Chievo. E allora 2-0, rivediamo il cross di Luis Figo. Di destra, avanziamo, sovrappone Saverio, carica, e che gol, il drago, e che gol, e che gol, e che gol, Stankovic con un colpo dai 25 metri, palla di esterno destro all'incrocio, il colpo del dragone, uno spettacolo. Riguardiamo, prende palla ai 30 metri, colpo teso di esterno destro all'inglese, palla all'incrocio, che ti devo dire, si è tolta la maglietta, ma è un gesto di gioia incredibile, è un gol incredibile questo di Stankovic, palla a giro per Squizzi, c'è solo che andare a raccogliere il pallone, un gol eccezionale. La moglie Hernan, grandissima azione, guardiamolo l'assist di Adriano, eccezionale, poi Crespo che si allarga, la posizione impossibile, fa gol ed è lui a lasciare il terreno di gioco fra il boato del pubblico del Meazza. Parte la rincorsa di Pellissier, tiro parato, no, gol. E una leggerezza difensiva, subito è costato il gol. Parte in dribbling Lanna, scambia al limite dell'area con Godias che cade a terra, tiri Bocchi, carica al destro e gol del 4-2. Gran gol del nuovo entrato tiri Bocchi al minuto 40, 4-2. Era un 4-0 che non concedeva repliche. Arriva al limite dell'area, controlla ancora il pallone, gol del 4-3. Brighi, clamoroso, un Chievo galvanizzato, è una squadra...